Riparte dal 7 marzo l'evento culinario senese per eccellenza, ovvero il Giro Gustando. Ci parla di questa nuova edizione Sonia Pallai. Sì, riparte il 7 marzo, l'11ª edizione di Giro Gustando. I cuochi d'Italia si incontrano a Siena con la consueta formula del gemellaggio in cucina. I nostri ristoranti di Siena e provincia ospiteranno dei ristoranti che arrivano da altre realtà territoriali. Quest'anno sono tante le novità della nuova edizione che ogni anno cerchiamo di introdurre per tenere sempre alta la fama e il successo della nostra manifestazione. La prima sicuramente è l'aver cambiato il calendario. Non più appuntamenti di febbraio e marzo e in autunno come abbiamo sempre fatto, ma in 6 mesi dell'anno, la seconda e la terza settimana di ogni mese. Ben 22 gli appuntamenti, quindi anche il numero delle serate è aumentato e l'abbiamo fatto per più ragioni. Uno, abbiamo recepito qualche suggerimento da parte del pubblico, i più appassionati facevano anche fatica, tra virgolette, a seguirci in questa maratona del gusto a tavola e quindi l'abbiamo spalmato in più mesi, dando così un'importanza ancora maggiore alla stagionalità dei prodotti, quindi più creatività in cucina e più appunto appuntamenti nell'arco dell'anno. Tra le novità anche questi nuovi menu tracciabili. Sì, questo non che le altre volte non ci fosse questa cosa, però l'abbiamo voluta evidenziare nei menu dando appunto importanza a tutti quelli che sono i prodotti fatti in casa, fatti a mano, quindi tipo pane e pasta la prima serata del mestolo e poi dando l'indicazione dell'azienda di riferimento laddove è possibile per quanto riguarda l'olio, la carne piuttosto che il formaggio e quindi con dei piccoli asterischi andremo ad indicare, soprattutto per i nostri ristoranti, è un po' più difficoltoso per l'ospite, anche se per esempio, nel caso del ristoro delle Ville di Corsano, anche l'ospite ha giocato con noi in questa cosa e quindi avremo tutti i riferimenti delle aziende, dei prodotti che poi serviranno per la realizzazione dei piatti.